Ed è stata una giornata intensa quella che si è vissuta l'Associazione Provinciale Artigiani per l'Assemblea dei Delegati, ospite d'onore il presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini. Vediamo. Assemblea dei delegati dell'Associazione Provinciale Artigiani, giornata di votazioni. I nuovi componenti del Consiglio Generale eletti, infatti, nomineranno il prossimo 11 maggio il comitato esecutivo dell'APA. In gioco c'è la successione a Herbert Fritz alla guida dell'associazione da un ventennio. Io penso che il successore sarà sicuramente a maggior parte nella stessa parere, nella stessa linea, quelle che abbiamo seguito nel passato, perché è l'unica soluzione a favore dell'artigianato. È molto importante che la formazione professionale per i giovani che viene aumentato e viene diversificato dagli anni passati, perché solo la pratica non è più sufficiente. Ospite dell'Assemblea, il presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini. Al centro del suo discorso il ruolo delle aziende familiari. Nel nostro paese l'impresa diffusa, soprattutto di carattere familiare, è quella più largamente rappresentata e è quella che in un momento di crisi economica come quello che sta attraversando il paese e il resto del mondo, sta tenendo l'economia e l'occupazione. Il territorio altoatesino è, come molti altri territori italiani, fortunatamente imperniato di questa cultura. L'appuntamento ora è per l'11 maggio con la nomina dell'esecutivo dell'Associazione Provinciale Artigiani di Bolzano.